Eccolo di nuovo qui, il nostro amatissimo Chuck è tornato. Ehi là, sono tornato. We paid up this month. Someone paid more. Certo. Ultor, Ultor, madonna quante cose che non guardi la prima volta. Burke's right. We traded our dicks in for pussies. Seriously. Movie deals, commercials. Saint's name used to mean something more than body spray and some ass. Questo è vero. Our brand's worth a shitload of money. Is that what it's all about? È sempre stato qualcosa sui soldi, no? Which is precisely why our employer wishes to speak with you. Bella, Viola e Kiki. Come sono carucce. Solo il nostro personaggio sembra estraneo a tutto ciò. Vediamo il belga. Sembra mio zio. È uguale a mio zio. Of course. A parte per le sopracciglia nere, è uguale identico a mio zio. These visions are Viola. Viola e Kiki. Chairman of a multinational organization called the Syndicate. Never heard of it. Evidently not, or you would not have robbed our bank. Questo è vero. Perhaps you wonder why you are still breathing at this point. Sinceramente no. Actually, I wonder why my foot's not up your ass at this point. Like it or not, Mr. Gatt, our organization is expanding into Syndicate. Certo, come no. I am offering you the chance to leverage your assets against your lives. Ladies? You may continue to. Nel gioco originale era 70, però se non ricordo male. No, però non credo, a sto punto forse mi sto confondendo io. Ah, in belga. So make yourself a fucking waffle. We're done here. And I had so hoped to come to a rational business arrangement. Belle le pistole. Il modello della pistola è proprio bello. Che poi conoscendo Saint Row 4, sta scena già prende un significato mega diverso, ma comunque troppo no. Cioè nel senso, Saint Row 4 secondo me poteva andare totalmente diverso, invece è andato troppo esagerato. I can do it. I can take them. What about the plane? I'll fly it back to Stillwater. Johnny, you can't even drive stick. How are you gonna fly a plane? Mi inventerò qualcosa. Details, details. Just cover the boss. Go, I got this. Beh, attenzione, Johnny, mi raccomando. Bella sta scena. Bene, ora parte la nostra fuga dall'aereo. We can't leave Johnny. Madonna mia, quanto appoggiato a quella porta. Vieni qui. Madonna mia. Mamma mia che menata. Aia che dolore. Vieni qui. Oh, calmo, calmo. Attenzione che adesso mi prendo la pistola. Ecco fatto, quella viene a me. Dove è ancora vivo? Scusate la musica. Non ce l'ho la pistola? Ok, peccato. Dammi quella pistola. Dai, non mi voglio andare le pistole. Vieni qui. No, è caduto. Ecco fa. No, e dai, l'avevo preso. Alla fine, una pistola sono riuscito a trafugarla in ogni caso. Tu da dove sei uscito? Scusami, c'è qualcuno qua dietro, ma non lo vedo. Vabbè, ascolta. Ecco fatto. Tutti colpi in testa come i professionisti. Madonna mia, sta pistola se è lenta ora come ora. Sta pistola è di un lento. Aspetta che mi ricarico la vita. Ecco qua. Vai. Scatta, scatta, scatta. Eccoci arrivati con il paracadute. Johnny, we're about to jump.
Right on. I'll see you in still. No, sta parte. Johnny? La prima volta pensi che sia successo un casino. Poi giochi Saints Row 4 e questa scena colpisce veramente diverso. Occhio, occhio che cadete. Camionata in faccia. Ahia, che male. E ora si vola di sotto a salvare Shondi. Ovviamente. Quando mai non arriva qualcuno a rompere le balle. Non mi ricordo come si cambia. Credo si cambia anche direzione. Madonna, la parte qua in volo l'ho sempre odiata. L'ho sempre odiata perché ti circondano e non puoi neanche mai evitare troppi colpi. Dov'è Shondi? Non la vedo più io. Vedo neanche i nemici. Aspetta che... Oh, calmo, calmo che devo ricaricare io. Tanto, appunto, ricarichiamo. Loro hanno cambiato ed era la X per cambiare direzione. Perfetto. Due fuori, tre fuori e quattro via. Qualcuno che arriva? No, perfetto. Dai che facciamo saltare in aria qualche macchinina per farci un po' di spazio. Ecco qua. Ora arriva qualcun altro di nuovo? Sicuramente. Perfetto. Un po' di spazio extra. Che così vedo Shondi. Eccola lì. Ciao, bellezza. A parte che Shondi già di Saints Row 3 è stupenda. Anche se a me piaceva già Shondi di Saints Row 2. Quella di Saints Row 3 e 4 è carinissima. Però Saints Row 2 colpisce diversa. Però stai calma, Ovviamente. Ovviamente. Torno subito. Adesso! Madonna mia, sta scena non è plausibile, ma proprio mai. Ma proprio zero totale. E poi dove sperava di trovarlo, Philippe? A caso? Cos'è? Credeva che era ancora lì nella cabina di comando? Certo. Era lì che ti aspettava, guarda. Aspetta che stanno arrivando da sotto. Credo, non lo so in realtà. Sono rimasti sopra? Non li vedo. È un problema tutto ciò, Ok, aspetta. Ecco, vedi perché odio sta parte? Perché non fa... cioè, non capisci da dove cazzo ti sparo, giustamente, per carità. Però... per rendere tutto più difficile, ovviamente. Però sta parte l'ho sempre... è sempre stata sul culo, quella parte lì. Ovviamente. Beccati sti cazzottoni e via. Altro combattimento aereo? No, sto giro no, perfetto. Che poi non ho mai capito come facciamo a far saltare le macchie con un colpo a sta parte. Vabbè, è ovvio. Serve solo a fare scena e a farti un po' di spazio fra le varie cose che cadono. Attenti alla macchina che esplode. Ecco qui. Eccomi, Shondi. Hai visto? Sono tornato. Sei uno stronzo. You're a fucking asshole. Can't disagree there. E c'ha ragione. Ammetto che il secondo episodio non mi ricordo che miniatura avevo usato. Forse loro due che guardavano l'aereo. Dovrei ricontrollare. Madonna mia, com'è pestato merda. Gentlemen, negotiations were less than successful. Viola and Kiki will spend the Vai via. Port belongs to the syndicate and the Saints are not welcome. Mr. Kilbane, gather your luchadores and bring me their leader's head. Mr. Miller, hack into the Saints' accounts and leave them nothing. E qua non ho mai capito come Miller sia mai riuscito a toglierci tutti i soldi. Cioè, è riuscito a toglierci dal nostro conto, non dal conto generale dei Saints. Libertà, caduta libera. Siamo già a metà del primo, trova Shondi nel telefono, perfetto.
E via col terzo episodio!